Buongiorno. Ciao a tutti. È giunto il momento di mettere in ordine e di fare un po' la conta dei danni. Va smontata. Questa macchina smontata, pulita ormai. Beh, più che altro dargli una ripristina di ordine, da capire un attimino cosa c'è, cosa non c'è, perché qualcosa abbiamo portato a casa, qualcosa non ancora, c'è tutta la roba sopra. E d'altra parte, non so se avete visto, ma noi siamo arrivati e siamo andati negli ulivi. Cioè, detto così sembra, però insomma è stato tutto molto, un susseguirsi dei fatti molto veloce. Però partiamo, va? Dai! Se non finiamo più. Passaggio 1, i materassi, che sono ancora gonfi. No, li voglio sgonfiare, lavare. Si va via. No, siamo arrivati ora. Ciao a tutti! Partiamo dal sopra? Partiamo dal sopra, va? Dai, smontiamo il tutto. Giù le taniche, che sicuramente in una c'è ancora l'acqua. Vabbè, si finisce di vuotare. Guarda qua tutte le righe. Tempio Pausania ha lasciato il segno. Ha lasciato la firma. Sì, l'ha lasciato in tutti i sensi, va? Vai. Vabbè, il sup lo terrei anche a portata di mano, amore. Prendiamo, certo. Perché uno di questi giorni, vabbè, guarda le giornate, se continuano così si può andare anche al mare. Che dici? Agostobre questo, eh. Si è rotto il sacco? Qui, qua. Fa un buchino, eh. È robusto. È un po' stinto, eh. Vai. Ma ora lì che c'è tutto, no? Sì. Vabbè, ci sono delle cose che non servono, proprio i teli, delle corde, possono stare anche lì dentro. Sì, sì, se togliamo magari... Teddy! Allora, vediamo un po'. Tanto devo riuscire a togliere meno. Vabbè, io inizio a smontare le altre cose. C'è il mondo qua dentro, gente. E va pulito, anche. Allora. Portato, poi ti passo casomai i cosini. Il granatino. Il granatino. La veranda. Poi la maca, questa qua, la Mary. La maca della Mary. Poi abbiamo il famosissimo tappeto in cotone. Poi abbiamo questi affari qua che puzzano come se non ci fosse un domani, di gasolio. Sì, ma perché non vanno nemmeno bene, visto? Era proprio si poteva tenere mica in macchina. In genere si usa quelli di legnino, ciuffini, questi puzzano, avellano, però... Infatti, sono stati messi qua sopra giusto per dare un po' di disinfettante. Ma infatti, amore, rifugge questi puzzoni. Seggiolino. Tavolino. Teddy, stiamo facendo lo spazio per te qua sopra, così almeno viaggi comodo, eh. Ma io scendi, va, che poi questa roba qui, se riesco, la volevo mettere dentro i cavoni. Guardate, guardate bella scaletta. Ci sei, prima o poi si stacca tutto, vedrai. Oh. Allora. Abbiamo. Un po'. Qua nei mitici gavoni. E c'è il mondo a colori. Allora. Bene. C'è bisogno della Mary qua. Amore, c'è il mondo lì dentro, ci sono anche le tue ciabatte. Senti, ma tutte queste tisane, no? Che noi avevamo, poi non abbiamo fatto una tisana noi. Perché l'abbiamo scoperto adesso di averci. No, perché il bollitore c'è.
Si fa una tisana mentre si mette Bella calda, dai, nella dispensa. Lui dove è andato, curiosito così? Che c'è, Teddy? Ehi, sente parlare la gente di sotto. Questi? Quali? I picchetti. Di che cosa sono? Della tendina di Teddy del mare. Teddy, scendi di lì, forza. Perché la tendina di Teddy del mare è smontata e bisogna ricostruirla ora. Sì, guarda. Ecco, va pulita anche sta vera, si apre e si sporca. Bisogna svuotare quello, quindi. Vanno svuotati i laterali. Tolto Teddy prima di tutto. Ma lui è una cosa incredibile. Quando c'è da fare qualcosa, lui puntualmente, anche se è laggiù, arriva a te, vai lì e lo trovi lì. È una cosa proprio... Quindi tutto questo bel... questo... Mamma mia. Ricordiamo sempre al nostro mitico Gise. Sì, tra no, poco arriviamo. Gise, lui lo sa. No, non si può andare, a parte scherzi, non si può andare avanti con queste reti qua. Ormai sono sfondate, poverine. Via, oh, mi metto all'opera, vedo un po' cosa esce da quello, eh. Esce di tutto, eh. Cose mai viste, eh? Cose mai viste e cose riviste. Cose da lavare. Si era lavato tutta la prima parte con la portata a casa, ma... Le maglie. Tutta questa guarda, robina dici, qui. A casa non ho più maglie, perché sono in macchina. Poi, questo qua cosa? Lenzuoli. Ora va fatto l'eco via. Sì, perché noi poi all'ultimo degenera sempre, eh. Chi c'è al posto di guida? Chi c'è laggiù al posto? Cos'era? Sono sopra delle taniche. Ma erano messe per altre. Gente, la Mary sta prendendo le misure di non so che cosa, ora vado a controllare. Dai, erano messe per così, un orizzontale. No, per orizzontale. Per punto 40 standoci largo, va? Ah, per cosa? No, per cioè, quanto siete alti? A casaccio noi sempre, che ne so, che volta si piglia un parcheggio di lì sotterraneo e ci si lascia... Sarà 1,90 m più 40, 2,30 m circa meno quasi. Mi puoi tenere per piacere qui? Da qui? Più o vai. Meno. Vabbè, 2,40, vai per starci larghi. Te l'ho detto io, 2,40, quindi è giusto quello che gli ho detto. 2,30. Nel parcheggio c'è scritto 2,30, non ci mettiamo nemmeno perché ora senza la roba sì. Perché noi le pulizie di primavera le facciamo ad autunno. Questi sono lavati, ma li rimetto in macchina perché ci possono servire quando sono a corsutto. Quindi, guarda lì, fine. Guarda che bel ordine che abbiamo fatto. Insomma, ci allarghiamo, eh. Sembra nuova. Comunque a fare questo lavoro mi ci vengono in mente i flash quando lo facevamo in Norvegia, che faceva freddo al mattino con le mani gelate. Ora via, vieni, questa è una volata, fallora. Questo bello materassino. Comunque, quando la macchina è sgombera e va anche aspirata tutta, eh. Lo facciamo in questi giorni, lo facciamo. Sì, oggi abbiamo un impegnuccio. Aspetta, c'è solo da togliere la rete, solo insomma, diciamo a grandi linee, okay. Un po' di roba da portare a casa in garage, mettiamo il tutto, un po' di roba da finire di lavare e poi direi che è pronta per andare al lavaggio anche la macchina domani, però ci andiamo, ragazzi. Ora siamo, ci sarà un impegno, dopo dobbiamo andare via. Allora, che dici? Dico che... L'avevi annodata bene, eh? Sì, troppo bene. No, vi volevo far vedere Teddy, perché lui... Non lo so se pensa di andare via. Dove è andato? Guardate, eh? Ehi! Siamo pronti? Ciao, Topo, ciao! Facevi le nanne, eh? Mi garba, dagli noia. No, no, Teddy, no,
Come è caldo. Amore, aiuto. Teddy, già è difficile sto lavoro qua. Teddy, devi toglierti. Non si va da nessuna parte, sai, Topino. Ottimo risultato. Siamo in ritardo, gente, come... Ultimamente siamo spesso in ritardo, eh? Sì, ma c'è da... Ci sono sempre 10.000 cose da fare. Se mi chiudi, scendo. Sì. La macchina è carica come prima, no? Però in ordine almeno. No, ora è carica come prima perché è tardissimo. Ci sta un appuntamento che non si può arrivare tardi nella maniera più assoluta. Proprio una cosa di famiglia. Abbiamo già fatto i miracoli. Abbiamo già fatto miracoli. Quindi qui si tratta ora solo di togliere tutta questa roba, sistemarla al suo posto in garage già selezionata e poi domani andare a pulire la macchina per bene al lavaggio. E... Che anche poi... lì dal lavaggio ci sarà mezza giornata pure, sì, per il lavaggio, sì, sì, però. Sì. E poi una volta pulita porteremo da Giselabs e poi ci sono stati un po' di dannettini durante questo viaggio, ma insomma quelli ve li faremo vedere a mano che poi andremo a ripristinare il tutto. Forse è meglio, eh? Ora è tardissimo. Più tardi li vediamo anche noi, meglio è. Tardissimo. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Lui è in macchina.